Teatro Carignano, 24-29 ottobre 2023, repliche accessibili. Diari d'amore, dialogo Fragola e Panna, due commedie di Natalia Ginzburg, regia di Nanni Moretti. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Diari d'amore, con la regia di Nanni Moretti. Le repliche dal 24 al 29 ottobre saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audio descrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 1 ora e mezza senza intervallo e con un cambio scena di pochi minuti. Trama e personaggi. Lo spettacolo Diari d'amore è composto da due commedie di Natalia Ginzburg. Dialogo e Fragola e Panna. Dialogo si svolge nella camera da letto del brutto appartamento di una coppia sposata. È una mattina di pioggia. Moglie e marito sono a letto e discutono. La donna vuole confessare un segreto al marito, che non la ascolta e parla senza sosta. L'uomo vuole sentirsi compreso dalla moglie, ma lei appare pensierosa. In questo fiume di parole citano diverse persone ed alcuni animali, ripercorrono momenti del passato e affrontano la loro crisi matrimoniale. Fragola e Panna inizia in una villa isolata in campagna. Fuori nevica e la 18enne Barbara viene accolta nel salotto dalla domestica. La padrona di casa, la signora Flaminia, rientra poco dopo. Scopriamo presto che Barbara è una delle amanti di Cesare, l'avvocato marito di Flaminia. La giovane è in difficoltà e chiede aiuto. Ad alleggerire la situazione arriva Letizia, la sorella di Flaminia. Nel secondo atto scompare la ragazza ed entra in scena Cesare. Dal dialogo tra i due coniugi capiamo che la loro relazione è infelice e ormai compromessa. Natalia Ginzburg, in queste due commedie, racconta con amara ironia le vicende di famiglie soffocate dalle mura domestiche. Scene e costumi. Entrambe le commedie si svolgono nelle case dei protagonisti, arredate in modo minimale. Le scenografie e i costumi sono contemporanei. In dialogo, al centro della scena c'è un letto su cui sono sdraiati i due coniugi. Alle loro spalle le persiane sono ancora chiuse e la luce del mattino filtra debolmente. In Fragola e Panna ci sono due grandi divani verdi separati che formano uno spazio semicircolare dove si svolge la scena. Sul fondale, al centro, la porta d'ingresso, circondata dalle sagome degli alberi esterni. Autrice e regista. Natalia Ginzburg è nata nel 1916 a Palermo.
ma ha trascorso gran parte della sua vita a Torino. È stata scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica. È una figura di primo piano della letteratura italiana del Novecento. Le sue commedie Fragola e Panna e Dialogo sono state scritte rispettivamente nel 1966 e nel 1970. Nanni Moretti è un regista, attore e sceneggiatore italiano. È noto per la sua carriera nel cinema. Tra i suoi film più famosi ci sono Caro Diario, vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 1994, e La stanza del figlio, che ha vinto lo stesso premio nel 2001. Diari d'amore è la sua prima regia teatrale. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni scrivici a accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci allo 011 51 69 460. Prenota in anticipo i biglietti, specificando eventuali necessità, all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 51 69 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 a Torino. Orari spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19:30, mercoledì e venerdì ore 20:45, domenica ore 16:00.